Signor Sindaco, i precari in stato di agitazione contro il nuovo programma di assunzioni. Io non lo so da dove è venuta questo stato di agitazione, anche perché noi abbiamo fatto solo ed esclusivamente una piattaforma da cui partire. Intanto l'amministrazione è sensibile alle problematiche dei precari, che non sono state risolte da oltre 20 anni. Abbiamo attivato, cosa che non è stato fatto in nessun comune della provincia di Agrigento, abbiamo attivato la concertazione. Abbiamo predisposto una piattaforma da cui partire, siamo propensi a fare tutte le assunzioni possibili che la legge ci consentirà di fare. Quindi possono stare, come ho sempre detto, possono stare tranquille, precari, perché nessuno ha interesse di non stabilizzare, anzi. Siamo partiti solo ed esclusivamente appunto perché abbiamo la volontà forte di cercare di risolvere una problematica che sino ad oggi non è stata risolta. Allora, questa è solo una piattaforma che è apertissima, quindi noi faremo certamente di concerto anche con i precari stessi, quindi con i loro rappresentanti sindacali, tutto quello che è di loro gradimento, quindi possono stare tranquilli, non abbiamo alcuna intenzione di non assumerci la nostra responsabilità, condividiamo il loro stato di disagio, ma che non è un disagio che è dovuto a questa amministrazione, è dovuto in quest'ultimo periodo, è un disagio che hanno da anni che noi cercheremo di risolvere. Quindi tranquillizzo di nuovo tutti che nessuno ha intendimento di fare una cosa che sia contro i precari stessi. Faremo tutto quanto possibile, tutte le assunzioni possibili. Noi la nostra aspirazione è farle tutte. Cercheremo di farle tutte secondo naturalmente la legge. Se la legge ci consente di farle, certo, assicuriamo che le faremo tutte per quello che sarà possibile. E comunque sia saranno concertati con loro eventualmente il numero e le categorie, le qualifiche da assumere.